Gemma Galgani, l'obiettivo previsto prima di Uomini e Donne. Uomini e Donne, il nuovo obiettivo di Gemma Galgani. Dopo le lunghe vacanze estive, ecco tornare, finalmente, Uomini e Donne. Difatti, come anticipato dalla redazione stessa nella giornata di ieri sui social, le registrazioni inizieranno ufficialmente domani pomeriggio. Ovviamente c'è grande attesa nello scoprire chi saranno i nuovi tronisti, ma non solo. Difatti sono in tanti a non stare più nella pelle nello scoprire come sono andate le cose questa estate tra Gemma Galgani e Marco Firpo. A dire il vero, ci sono state diverse indiscrezioni in tal senso, ma i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, forse per evitare di alimentare i pettegolezzi. Finita qua? Nemmeno per idea, perché proprio poche ore fa, Gemma Galgani ha voluto scrivere un post direttamente sul suo profilo personale del noto social network Facebook, volendo, in qualche modo, dare dei consigli di vita alle sue tante fan. Siamo proprio sicuri di vivere come vorremmo? Puntate sempre in alto, fissate un obiettivo e raggiungetelo, rispettando chi incontrate nel vostro cammino. Mai sopravvivere, ma vivere appieno ogni emozione. Buona giornata. Insomma, la dama di origini torinesi sembra davvero essere pronta e carica per affrontare la prossima edizione di Uomini e Donne. E chissà se metterà in pratica lei stessa questi consigli. Saranno i suoi nuovi obiettivi? Gemma Galgani al settimo cielo prima di Uomini e Donne. Ma che fine ha fatto Marco Firpo? Difatti, dal momento in cui Gemma Galgani ha rivelato in una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne di aver iniziato una relazione con Marco, sono sembrati indivisibili, nonostante le tante polemiche. Tuttavia è da diverse settimane che la coppietta non si è fatta più vedere insieme sui social, scatenando, ovviamente, le immancabili illazioni degli hater. Infatti sono stati tanti in questo periodo a puntare il dito contro Gemma Galgani e il cavaliere dalla folta chioma bionda, asserendo che si siano lasciati definitivamente. Comunque sia, pare che la dama non dia troppo importanza a queste polemiche, sfoggiando tutto il suo ottimismo anche senza Marco. Motivo per cui molte sue fan non sembrano essere preoccupate. Verrà fatta presto chiarezza? Nei prossimi giorni verrà svelata tutta la verità? Comunque sia, come detto precedentemente, le registrazioni del popolare dating show di Canale 5 inizieranno domani pomeriggio. Non sono stati ancora rivelati ufficialmente i nuovi tronisti, anche se in base a diverse indiscrezioni circolate online in questi ultimi giorni pare che Mattia Marciano sia il nuovo protagonista del Trono Classico, mentre per il Trono Gay sembra esserci in pole position Alex Migliorini. Domani verrà finalmente svelato l'arcano?